si tratta di parlare di papà, non quella delle serie difficoltà emotive, quindi poi di testimonianze proprio sue non è che ne posso portare molte, perché tutti quanti sappiamo che io sono arrivato un po' dopo, però la testimonianza che posso portare, perché quella l'ho vista e l'ho vissuta personalmente, di quello che è venuto dopo, testimonianze degli amici, cominciando dai compagni di squadra che poi negli anni si sono dimostrati quasi tutti dei veri amici. E riguardo questo saluto Antonio, dice grazie, perché lui era sicuramente tra quelli, le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuto, ma anche le testimonianze di quelli che non l'hanno conosciuto, perché io continuo a incontrare persone che hanno la mia età e che ancora mi chiedono, mi stringono la mano, mi mandano un saluto, così. E questo è servito a me e alla mia famiglia per sentirlo più vicino, per non dimenticarlo e per lasciare proprio, diciamo, verso di noi un segno che ci ha aiutato moltissimo in questi anni. Quindi io, per quanto riguarda questo, devo ringraziare tutti i perugini e tutte le persone che anche oggi, dopo quasi 40 anni, si trovano qui. Grazie.